La mia proposta di candidata a sindaco da questa sera va ancora più avanti e più forte di come è stato prima. Lo dice chiaramente il vice sindaco di Praia, Pietro De Paola, a margine dell'incontro tenutosi ieri sera, un dibattito aperto nel quale l'amministratore praiese ha spiegato la sua proposta di candidatura a sindaco, cercando anche di fare chiarezza sulla politica locale e le presunte fratture nella maggioranza guidata da Lo Monaco generate dalla sua discesa in campo. Mi sembrava doveroso chiarire tutta questa gran confusione che c'è in città sulle varie posizioni che si stanno delineando in città. Chiaramente adesso c'è fermento per quanto riguarda tutti gli assestamenti politici che ci sono. Dubbio o meno da sciogliere, un dato è certo, pochi gli esponenti di maggioranza presenti all'incontro, solo tre infatti gli assessori della giunta Lo Monaco che hanno partecipato: Maurizio Arieta, assessore ai lavori pubblici, Antonio Marsiglia, consigliere con delega all'ambiente e Francesco Marsiglia con delega all'igiene. Spaccatura palese e dissidenti anti De Paola alla ribalta, il vice sindaco non si sbilancia ed ha invitato tutti al dialogo e a cercare vie democratiche per giungere serenamente alla scelta del candidato a sindaco. Io penso che poi magari dialogando con gli amici di maggioranza si può discutere e non è detto che un domani, perché tra l'altro loro non è che hanno detto apertamente che non sono favorevoli, chiaramente vogliono vedere bene la loro posizione, vogliono chiarirsi con gli altri e schiarirsi principalmente le idee.